Antonio Pirillo, amministratore delegato e socio di Rugy. Ho il piacere di aver preso questa società, la guida di questa società alla fine del 2017, dopo 30 anni di vita, di esperienza nel canale farmacia, per portarla insieme a un gruppo di giovani che lavorano con noi e alle persone che lavoravano prima in Rugy verso e proiettarla verso i prossimi 30 anni. I valori di Rugy, che dire, Rugy da sempre è conosciuta, un marchio conosciuto non solo alle farmacie, perché sono 30 anni che abbiamo, 35 quest'anno per la verità, che abbiamo rapporti con loro, ma è conosciuto anche dal grande pubblico. In particolare nella nostra storia che ha resistito nel tempo ci sono due grandi icone che sono: uno, l'attivatore di abbronzatura, il tubetto arancione come 30 anni fa, la formula la stessa di 30 anni fa, il profumo, quello di 30 anni fa. Quindi questo prodotto, abbiamo fatto una ricerca e per quello che abbiamo visto noi, è in assoluto il prodotto più longevo nel canale farmacia, se mettiamo l'insieme di formula, packaging, nome, brand e compagine societaria, per capirci. E altro bestseller importantissimo nella storia di Rugy, il mascara. Siamo stati i primi a portare in farmacia i grandi volumi del mascara. Quando abbiamo cominciato a spingere sul mascara, le farmacie in Italia facevano 380.000 pezzi di mascara nell'insieme. Quando Rugy ha spinto col piede sull'acceleratore, il mercato della farmacia è passato da 380.000 pezzi di tutte le aziende insieme a oltre 1,5 milioni di pezzi. Tutto questo non è avvenuto in 10 anni, ma è avvenuto assolutamente in un periodo di tempo estremamente limitato, un paio d'anni. Quindi questo è un po' i best seller della nostra storia. Dove ci proiettiamo? Dove andiamo? E andiamo verso una grande evoluzione del mercato del beauty. Nel nostro marchio, proprio nella seconda fase, abbiamo inserito Rugy, l'evoluzione della bellezza in farmacia, perché questo tema dell'evoluzione è quello che ogni giorno ci muove. Quindi noi vogliamo e lavoriamo perché tutto quello che ci circonda sia in continua evoluzione. Proprio per questo nel 2018, quando sono entrato in azienda, abbiamo creato l'Academy Rugy di Milano, dove sono partiti tre giovani a cui abbiamo dato l'incarico di pensare, progettare e rilanciare la Rugy dei prossimi 30 anni. Oggi nell'ufficio di Milano, nonostante la pandemia che sicuramente ci ha condizionato e ha un po' modificato l'iter, non l'obiettivo che rimane quello, oggi a Milano ci sono 10 giovani e sono queste persone, ragazze e ragazzi tra i 25 e i 30 anni, che proprio in occasione di questo Cosmofarma ci hanno consentito di cominciare a mostrare alle farmacie, al mondo, alla stampa, a tutti quelli con cui che ci sono venuti a trovare, che cosa sono stati capaci di fare unendo la tradizione, le radici e tutto quello che loro vedevano, tutto quello che loro pensano di interessante. Grandi innovazioni che non sono solo di prodotto, ma perché noi, per noi l'innovazione è l'insieme, l'innovazione è intanto una visione, un prodotto, un progetto, un modo di comunicare, un modo, ed è qui la parte più importante, di sostenere, aiutare il farmacista nel duro compito quotidiano di raccontare la cosmetica. E quindi questo era il compito che abbiamo assegnato a questo gruppo di ragazzi di Milano, e ragazzi e ragazze, e come abbiamo svolto questo compito. E oggi siamo veramente felici di presentare un progetto assolutamente innovativo e straordinario, che purtroppo non è brevettabile, e quindi siamo certi che apriremo la strada come altre volte abbiamo fatto, ma poi le farmacie e altri potranno beneficiare, ma noi questo non ci crea nessun problema. È molto semplice, proprio nel periodo della pandemia, dove tutti siamo stati separati, abbiamo immaginato come potevamo, diciamo una volta usciti, facilitare e recuperare il tempo perso. E allora abbiamo nient'altro che fatto una cosa che in quel periodo si faceva spesso. Quando si cominciava ad andare nei ristoranti, i menu erano col QR code e quindi veniva fuori la lista con il menu e i prezzi. Questa è la nuova linea green di Rugy, completamente riciclabile, sostenibile, perché Rugy
ha sposato questa filosofia come società, come azienda. Questa confezione non ha solo la magia di un packaging, completamente riciclabile, ma ha la magia del refill, quindi il primo acquisto è fatto di due pezzi, l'acquisto successivo sarà solamente la parte del refill. Il refill è plastica assolutamente riciclabile, si apre e ovviamente all'interno c'è la magia delle cellule staminali vegetali e quindi una formula completamente rispettosa dell'ambiente. Non ci siamo fermati qui con l'innovazione, ma vi facciamo vedere questa che è un po' il nostro piccolo punto di orgoglio. Ora ho bisogno dello strumento che tutti hanno, perché oggi sicuramente è la cosa più diffusa. Quindi inquadriamo con il telefono, come facevamo per i menu, il QR code della società, e in genere ci si aspetta che venga fuori una scheda tecnica. Questo avrebbe aiutato poco il farmacista dal nostro punto di vista. Nel nostro caso invece, come si suol dire, ci vogliamo mettere la faccia. Metterci la faccia per noi vuol dire esattamente questo che adesso... In sostanza è stato semplice, è un po' l'uovo di Colombo. Abbiamo preso una delle ragazze di Milano, quella che ha pensato, quello che sviluppa i prodotti, le formule, insieme a uno staff cosmetologi, e abbiamo chiesto di raccontare la magia di questo prodotto e di tutti i prodotti Rougy. Quindi abbiamo creato questo format che si chiama Masterclass di Rougy, che sono ovviamente parte della formazione che Rougy offre alle farmacie per conoscere bene i prodotti, ma ancora di più sono lo strumento attraverso il quale le farmacie possono agevolare e non devono fare ricorso alla memoria di tutti i prodotti, di che cosa servono e come si raccontano. Loro possono assolutamente, visto che tutte le clienti sono dotate di un telefono, prendere la confezione dallo scaffale, aprirla, offrire al consumatore la possibilità di inquadrare il QR code e immediatamente per un paio di minuti la consumatrice si può documentare, informare, e magari nel frattempo il farmacista, il dottore, la dottoressa può tenere sotto controllo la farmacia o può addirittura magari fare altra cosa. Finito il video, siccome i contenuti sia nella formula, nel packaging, nella visione futuristica sono molto elevati, gran parte del lavoro che una volta avrebbe dovuto fare il farmacista è fatto. Si tratta semplicemente poi di concludere la vendita, ma senza nessuna forzatura, perché per i test che abbiamo fatto, se si segue questa procedura, 8 volte su 10 è la consumatrice che dice lo voglio e si avvia alla cassa. Ecco, questo non sono parole e non è neanche un progetto e non è neanche una cosa che vorremmo fare, è una cosa che abbiamo pensato, è una cosa che abbiamo realizzato, è una cosa che oggi in questo prodotto e in tutte le linee nuove di Rougy, via via, man mano che andremo a rifare i nuovi packaging, saranno corredate tutte di masterclass, che è davvero per noi la punta massima dell'innovazione e risponde perfettamente a questa domanda che ci siamo immaginati dopo la pandemia: come facciamo a riprendere il rapporto con le consumatrici, col mondo del beauty, dopo che abbiamo per 2 anni dovuto preoccuparci solo di tamponi, di mascherine, di quelle robe che vogliamo neanche citare perché per noi rappresentano, grazie a Dio, il passato. Ecco, questo in parole semplici è un primo pezzo. Un'altra cosa molto interessante, visto che sempre meno sono gli spazi per gli espositori, tutte le nuove linee di Rougy che metteremo in commercio a partire proprio da questo periodo avranno indicato e raffigurato in modo chiaro e assolutamente immediato la parte del corpo, del viso in questo caso, che va a trattare il prodotto, la tipologia di problematica delle macchie e anche l'aspettativa, quindi quello che sarà il risultato seguendo il protocollo consigliato. Anche questo è un modo per aiutare i farmacisti a razionalizzare
il problema degli espositori, a dare un layout alla farmacia sempre più pulito, sempre più ordinato, e quindi aiutare il consumatore a identificare immediatamente dove andare, come informarsi e cosa, e scegliere cosa comprare. E anche qui, quando abbiamo lanciato questa idea di sviluppo, abbiamo messo al centro il farmacista e il consumatore dall'altra parte, e siamo assolutamente convinti che abbiamo fatto un'operazione dove qui vincono tutti. Felici da un lato e un po' la bocca amara dall'altra, perché siamo stati prescelti, ci siamo proposti e siamo stati prescelti nel gruppo delle aziende che si stanno impegnando verso la sostenibilità. Siamo arrivati tra i finalisti. Con quale progetto? Con questo progetto in particolare di una linea skincare completa che vive di una formula assolutamente sostenibile, con cellule staminali, di un packaging 100% riciclabile, e in più con la possibilità per tutti i prodotti della linea skincare di lavorare sul refill. Quindi si acquista la prima volta il prodotto doppio per poi effettuare il riordino a un prezzo ribassato rispetto al prezzo della doppia confezione, quindi dando un vantaggio al consumatore finale e quindi riducendo anche la quantità di scarto. La cosa bellissima che abbiamo fatto, è, secondo noi, è che per noi sostenibilità vuol dire mettere al centro il consumatore, non solo l'ambiente, cosa che dicono di fare tutti. E vi faccio velocemente: si acquista un'auto sostenibile, bene, il consumatore deve pensare di pagare un 20 o un 30% se va bene in più. Si acquista un prodotto biologico, la stessa cosa. Si acquista qualcosa che oggi porta il fregio di Green, la stessa cosa. Si acquista lo skincare di Rougie Green e ha lo stesso identico prezzo dello skincare tradizionale. Si acquista il make-up Green di Rougie e il prezzo che troverete, che troveranno i consumatori, è esattamente lo stesso della nostra linea di make-up. E l'efficacia dei prodotti e del make-up viene testata come tutti i nostri prodotti, perché prima di metterli sul mercato e di vantare delle caratteristiche, abbiamo la consuetudine di fare test in vivo sulle persone, quindi non sugli animali, e questo completa il nostro ciclo. Ultimo elemento, ma non ultimo, è il tema della sostenibilità. Per noi è così importante che stiamo sviluppando il progetto per dotare la nostra rete di vendite di automobili, ma le automobili che Rougie darà alla rete di vendita si chiameranno Beauty Green Car. Portiamo in farmacia la bellezza. Quindi i nostri agenti saranno dotati di macchine ibride con una grafica che richiamerà proprio questo tema, con motori che saranno rispettosi di quelle che sono le norme e quindi avranno la doppia alimentazione benzina ed elettrico, e anche questo ci sembra un modo carino e simpatico ma concreto per andare in questa direzione. Peraltro anche qui a Cosmo Pharma abbiamo avuto il piacere di cominciare a creare questo spazio green, semplicemente perché noi siamo prontissimi. Stiamo verificando che ancora non tutte le farmacie sono sufficientemente attenti, e noi davvero vogliamo usare ogni occasione, questa è una di quelle, per cercare di stimolare, cercare di fare capire che è possibile anche coniugare la tradizione solida della farmacia con la grande innovazione che viene dal mondo green. Con quale progetto? Con questo progetto in particolare di una linea skincare completa che vive di una formula assolutamente sostenibile, con cellule staminali, di un packaging 100% riciclabile e in più con la possibilità per tutti i prodotti della linea skincare di lavorare sul refill. Quindi si acquista la prima volta il prodotto doppio per poi effettuare il riordino a un prezzo ribassato rispetto al prezzo della doppia confezione, quindi dando un vantaggio al consumatore finale e quindi riducendo anche la quantità di scarto. La cosa bellissima che abbiamo fatto, è, secondo noi,
è che per noi sostenibilità vuol dire mettere al centro il consumatore, non solo l'ambiente, cosa che dicono di fare tutti. E vi faccio velocemente, si acquista un'auto sostenibile? Bene, il consumatore deve pensare di pagare un 20 o un 30% se va bene in più. Si acquista un prodotto biologico? La stessa cosa. Si acquista qualcosa che oggi porta il fregio di Green? La stessa cosa. Si acquista lo skincare di Rougie Green e ha lo stesso identico prezzo dello skincare tradizionale. Si acquista il make-up Green di Rougie e il prezzo che troverete, che troveranno i consumatori, è esattamente lo stesso della nostra linea di make-up. E l'efficacia dei prodotti e del make-up viene testata come tutti i nostri prodotti, perché prima di metterli sul mercato e di vantare delle caratteristiche abbiamo la consuetudine di fare test in vivo sulle persone, quindi non sugli animali, e questo completa il nostro ciclo. Ultimo elemento, ma non ultimo, è il tema della sostenibilità. Per noi è così importante che stiamo sviluppando il progetto per dotare la nostra rete di vendite di automobili, ma le automobili che Rougie darà alla rete di vendita si chiameranno Beauty Green Car, portiamo in farmacia la bellezza. Quindi i nostri agenti saranno dotati di macchine ibride con una grafica che richiamerà proprio questo tema, con motori che saranno rispettosi di quelle che sono le norme e quindi avranno la doppia alimentazione benzina ed elettrico, e anche questo ci sembra un modo carino e simpatico ma concreto per andare in questa direzione. Peraltro anche qui a Cosmo Pharma abbiamo avuto il piacere di cominciare a creare questo spazio green semplicemente perché noi siamo prontissimi. Stiamo verificando che ancora non tutte le farmacie sono sufficientemente attenti e noi davvero vogliamo usare ogni occasione, questa è una di quelle, per cercare di stimolare, cercare di fare capire che è possibile anche coniugare la tradizione solida della farmacia con la grande innovazione che viene dal mondo green.